No, ma veramente, ma un sacco che non lo sento. Spettacolo. Senti, dai, mi ha fatto veramente piacere sentirti. Dovremmo rifarlo qualche volta. Cosa ne dici? Perfetto, dai, ti chiamo io, non ti preoccupare, vai tranquillo. Ciao, a presto, ciao, ciao. Ma che cazzo lo conosce? Terzo giorno della Racing Week con una Lambo centenario, guardate che spettacolo, classici colori racing, grigio opaco e giallo, giallo che indica velocità. È mercoledì, un saluto a tutti amici di recordingame.it, siamo su Daytona per fare questa garetta in multiplayer di 4 giri, con questa centenario da 705 cavalli. Intanto siamo partiti Daytona, è un po' bastarda questa partenza perché si parte con la salitina e di solito è quasi una costante che si derappi verso destra, bisogna stare attenti. Attenzione all'italiano, c'è Hawk Sole. Ciao Hawk, come stai? Bella bro, tutto bene? Nessuna penalità perché attenzione, qui ci sono le penalità in atto, stiamo correndo col regolamento di forza, il Forza Race Regulation. Compaesano, non mi devi frenare così davanti, stai attento. Stai attento, tra l'altro sembra che ci siamo messi d'accordo, che hai preso la mia stessa macchina, non so, hai visto ma poi hai detto prendere la Lambo, sarà forte. Non lo so, c'è da dire che in effetti l'assetto è mio. Non l'ho scaricato come negli altri 2 giorni passati, cioè ieri e l'altro ieri, ma non è un assetto per cui ci abbia messo poi così tanto impegno, è un assetto improvvisato, ma tanto per correre S 800, giusto quelle modifiche alla messa a punto che ti sgonfiano le gomme, perché cioè, non ho ancora capito perché partono tutti da 2.1 di pressione, quando quasi tutte le auto sono a 1.9, ma fa niente. Settima posizione, siamo in 10, c'è questo Lincoln con una Mustang, un alettone improbabile per questa auto. Ma va bene così, siamo sulla parabolica dell'anello di Daytona, solo un pezzettino ovviamente dell'anello, anzi tra l'altro un tipo di pista abbastanza noioso per quanto mi riguarda, infatti non lo faccio mai, ma ci sono gli amanti di quel genere come quelli che guidano le NASCAR ad esempio, no? Però il bello di questo anello, di questo rettilineo, è prima che si può tirare e secondo che c'è questa variante, questa chicana a 3 curve, 4 curve, scusate, 4 curve che si deve fare bene. Ed è anche molto difficile non derapare e non andare fuori pista, come invece ha derapato la Mustang davanti, che però peccato non sono riuscito a prenderla. È una rincorsa. Guardate il triplo scarico che sprigiona CO2 perché noi ce ne fottiamo del buco dell'ozono. Fa niente, l'importante è sprigionare potenza. Stiamo per concludere il primo giro, è una rincorsa verso i primi posti, non lo so se arriverò a podio, vediamo intanto quanto fa questa Lambo in velocità, forse 3.30 in sesta, sono 3.28, attenzione a questa staccata alla prima curva, di solito si va lunghi perché è un po' maledetta, ti sembra di essere dentro, ti sembra di starci dentro ma non ci stai mai. Beh, in questo giro sì, ci sono stato, invece la Mustang l'ha fatto un po' malino e gli sono addosso, però il motore americano ce l'ha, è vero che il mio è Lamborghini, però il suo è anche un Ford. Ma attenzione che il motore non è tutto, perché la manovrabilità conta sempre, ragazzi. Questo è un Daytona misto, non occorre solo motore, ma occorre anche saper curvare, occorre sovrasterzo, ma sovrasterzo quello controllato, intanto si fa sotto, Il maledetto con la Mustang non molla assolutamente. Mi piace questo pezzo, si fanno le curve belle e veloci. E attenzione lì davanti. Ma è un altro italiano, non me ne ero accorto? O un messicano o un italiano, non lo so, forse un ungherese rovesciato di 90 gradi. La bandiera è un po' così, un po', ce l'hanno un po' tutti, questo verde, bianco e rosso. Sesta posizione, la gara non è affatto corta perché 4 giri qui a Daytona non sono male. Ricordo che ci sono le penalità attive, quindi il Forza Race Regulation. Avevo intenzione di farci un video dedicato, poi non l'ho più fatto, anche perché a mio avviso non hanno implementato un così glorioso sistema di penalità e non mi piace affatto che, diciamo, la penalità minima sia arrotondata al quarto di secondo, quindi 250 millesimi. E multipli di 250 millesimi. Cosa avevo detto prima? Che queste chicane erano difficili e ti portavano fuori sull'erba? Infatti così è stato. Attenzione perché Lincoln One Echo ha deciso così bellamente di sorpassarmi, non badando affatto che io stessi per fare un video della Racing Week. E vabbè, dai, cercherò di riprenderti. Lincoln, tu con la Ford Mustang sei un tedescone, eh? Sì, sei proprio un tedescone. Però la Mustang vedo che in velocità pecca un pochino. Vediamo se riusciamo a arrivarci a questi 3.30 a differenza di prima. No, sempre 3.27. Uno in meno di prima, ci sto dentro sto giro. Addirittura qui, troppo, ho frenato, ho rischiato le gomme in terra, di sicuro ho preso il cono. Mancavano solo vaniglia e pistacchio dentro e poi mi facevo un gelato. E diciamo un giro, sembra l'inizio del giro fotocopia di prima. Qui se va a lungo è proprio come prima. No, ho deciso di farlo io un po' a lungo. Però anche lui, siamo un po' così sul livello scadente. Notare l'alettone della centenario che si solleva,
un po' come dire: ragazzi, sto schiacciando il pedale, facciamo aumentare un po' l'aderenza. Ma non lo so se poi è veramente così. Secondo me sono più le volte che si rompe il meccanismo. Probabile, non ne ho idea. Devo installarlo anch'io sulla Punto. Attenzione, perché sono stato penalizzato di ben 500 millesimi, cioè 5 decimi, per aver tagliato. Vabbè, in effetti ho sporcato un pochino. Allora, è bella la gara perché siamo lì, però è una battaglia a due, anche se mi devo inventare qualcosa. Lui perde molto in velocità e nel guidato, secondo me, è un po' legnoso. D'altronde ha un bolide americano, quindi ci sta. Una centenario che, se per essere un S800, un po' mi delude, non è così brillante. Questo qua forse è la parola giusta, brillante, come mi aspettassi, come altri S800 che ho. Di nuovo un taglio, no scusate, questo taglio proprio non l'ho capito, un secondo? Ma cosa mi sono mangiato? Un'unghia di cordolo, non lo so. Un secondo e mezzo quindi in totale, e vediamo Lincoln che va a sorpassare lì davanti, quindi si sta allontanando da me, un pochino secondo me, mi teme, un pochino sì. E quindi niente, mi devo far sotto con chi ho davanti, e che forse si tratta proprio di un italiano, che di motore non ne ha, guida un Lancer lui, eh sì che è italiano, Nick Frog, scritto un po' coi numeri, abbiamo fatto un po' una cazzata tutte e due, scusami caro, però secondo me ti devo passare perché sei un po' un tappo per me, sei il classico fermone della domenica, anche se oggi è mercoledì, curva stretta, anche se ti scoppietta lo scarico non significa che tu vada più forte, devi dimostrarlo sull'asfalto che sei più forte, i conti si regolano qui. Ruota panoramica sul fianco, ma a noi non ci interessa, non siamo qua per divertirci, siamo qua per correre, e questo è quello che stiamo facendo. Peccato per i pochi sorpassi. Lunedì ho vinto, avevo la bowler, quel mezzo un po' strano, e non credo proprio di vincere oggi, ma la settimana è ancora lunga. Ricordo i 5 video di questa Racing Week che ho deciso di fare su Forza Motorsport 7, con gare commentate e montaggi molto semplici. Lincoln impreciso davanti con la Mustang, abbiamo Nick Frog, sì, non riesco a capire bene come si pronuncia il tuo nome, sembra un po' che sei stato costretto a inserire i numeri perché era già preso, ma mi chiedo chi mai si possa chiamare come te, fa niente. Ricordo però la penalità di 1,5, ma Nick Frog lì davanti ne ha 2,2, quindi però intanto nel dubbio lo sorpassiamo. Bello il tuo Lancer, ma mi piace di più guardarlo dagli specchietti. Attenzione al taglione di nuovo. No, un secondo, questo mi frega, perché con questo secondo vado ad aumentare la mia penalità, che è maggiore di lui. Invece se fossi stato buono dietro, anche così come sono adesso, probabilmente avrei vinto, perché la penalità mi avrebbe graziato. Vediamo se almeno riesco a sorpassarlo, giusto per fargli fare giusto un'umiliazione. Eh sì, sesta posizione presa, forse sono lì. Sesto mi dice qui, ma deve ancora fare i conteggi. Vediamo se i torni contano. Settimo, presa proprio in quel posto, per quanto, cioè millesimi ragazzi, proprio millesimi, forse 10 millesimi, una roba incredibile. Ve la ricordate questa Viper? La vedrete domani, è pronta a correre, è una bestia.